Si è arreso alle nostre guardie fuori dal bosco. Dice di avere un messaggio urgente per la straniera che ha sconfitto Regalla. Beh, sapeva già che aveva sconfitto allora, Regalla. Parla. È solo per lei. Da una parte interessata. È Tilda o Silence? Silence. Voglio ascoltare in privato. Sgombrate. Lui mettetelo con gli altri ribelli. Ci rivediamo alla base. Hai salvato la tribù. Io voglio darti una mano. No. Senza Regalla puoi costruire il futuro che hai sempre sognato. Continua la tua missione. Lascia almeno che ti doni questa. Una corazza per la battaglia. Ti proteggerà. Grazie. Tu ti rendi conto di quello che hai appena fatto? Oh, ben trovato anche a te, Silence. I miei complimenti per la vittoria. I Tenacta hanno qualche settimana in più. Purtroppo in questo modo hai condannato il mondo intero. Sbagli. Non mi servono i Tenacta per gli Zenith. Oh, Aloy. Non hai imparato niente sul nemico che stiamo affrontando. Più di te che continui a nasconderti nel tuo buco. Ho un'idea migliore di tutte quelle che hai avuto tu. E sarebbe? No, non qui. Faremo a modo mio. Faccia a faccia e con l'arma che hai sviluppato. E perché dovrei accettare? Perché solo con me puoi battere gli Zenith e ottenere la copia di Apollo che hanno sulla nave. Vediamoci alla mia base. A ovest di Cantopuro. Rassegnati all'inevitabile, Silence, e affidati a qualcuno che sa cosa sta facendo. Non tardare. Combattere con queste ciabatte qua piatte sotto deve essere il massimo. Silence è con noi. Vieni alla mia base. Notevole. Ti raggiungerò al più presto. Allora adesso alla base non ci andiamo più perché ci sono tutti volare. Lì. Vediamo se c'è qualcos'altro di cui occuparmi. Singolarità. Quasi l'impressione di missione finale. Livello 35. Decise le sorti dei Tenact, ottenuta la collaborazione di Silence, Aloy deve radunare tutti i suoi alleati e prepararsi alla grande battaglia che li aspetta. Suona tanto come missione finale. O se non è l'ultima, però singolarità, che tra l'altro la singolarità è riferita alla I, il termine che si riferisce alla I, adesso cos'è che era esattamente, il momento in cui penso che la I acquisisce un'autoconsapevolezza, praticamente così. Io ho detto più volte che per me sono stronzate, però vabbè. Cioè la I è una simulazione, appunto, e resta una simulazione. Può simulare bene quanto vuoi, ma è e resta una simulazione. Non sarà mai un'autocoscienza. Poi che possa diventare, tra virgolette, addirittura indipendente e quindi addirittura far disastri, questo ok, ma è una macchina, e resta una macchina. Ancora non mi hai tolto tutto. Non sto cercando di togliere queste. Non lo so, adesso niente. In teoria adesso dovremmo essere liberi, penso. A quanto pare.
Però... Sì, ci sono ancora questi indietro. Guardiamo un attimo. Basta, finalmente. Abilità, invece volevo vedere un attimo ancora infiltratrice. Cioè... Guarda che... Devo ragionare più in termini di endgame qua, forse. Questo ha di bello che recupera a salute. C'era anche quella, questo è lo scudo. Questa... Vabbè, può infiltrarsi al meglio, ma vabbè. Oh. Che ha controllato con l'override infliggono più danni tramite gli attacchi elementali. Però c'è... fare le cose qua. So cosa ci aspetti, quindi in teoria le macchine dei cosi loro più le macchine le loro macchine, no? Quindi non riesco a decidere. Qua manca ancora un cavolo di cose, non so dove... Questo l'abbiamo fatto. Se torniamo alla tipa qua... Qualcosa di nuovo, non mi ricordo più. Non so. Ho sentito che ci sono delle terre oltre quelle dei Karja, molto di... Permetti una domanda? Ma certo. Niente. Le nuove voci saranno utili? Io non conosco la battaglia da cui provengono queste. In ogni caso, mi aiuteranno a capire come combattevano. Seguirò. Ora ho preso. Lì ci sono un sacco di... Sta dritto, capo. Possiamo ricostruire marchio di sangue senza problemi. Dunque, Aloy, hai compiuto un'altra grande impresa e a giudicare dal tuo sguardo non sarà certo l'ultima. Non ancora. Possiamo fare qualcosa per te. Te lo dobbiamo. Dopo tutto quello che hai passato, potrai certamente aiutare Carro a raggiungere la pace. Non soltanto tra i clan... Ma anche con i Karja. Lo farò. Hai la mia parola. E fino alla mia morte farò in modo che la tribù ricordi ciò che hai fatto per noi. Una pace dura. Già riuscito a trovare uno di quei punti dati lì che c'è su ancora il simbolo, no? Quel cerchio con. L'altro giorno ho chiesto come facevano i 10 a volare con le loro ali. Atek. Sapevo di trovarti qua. Certo. Il clan delle paludi si è difeso con forza oggi.
È come quando Ekarro ha preso il bosco. Abbiamo vinto. Vedo nei suoi occhi lo stesso sguardo di allora. C'è speranza. La sua visione permane ancora. Gli servirà il tuo supporto, lo so. E lo avrà sempre. Grazie di tutto, Aloy. Non so di cosa parli. Vedere un attimo. In ambienti desertici ostili. Perché cercarlo col... Perché cercarlo col coso... Non si capisce se... Vabbè, che certo... Boh, non lo so, non si capisce se è nuovo o meno, no? E le ali dei dieci erano con noi nel momento del bisogno. Non sono una leggenda vivente, Jetaka. Sì, può darsi, ma noi ti saremo sempre debitori. Ho sentito che hai una... Vabbè, forse sbirciare se questa è l'ultima. Sei una ragazza sorprendente, ma il tuo arrivo è che... fenomenale. Non pensavo di trovarti qui. Una battaglia che sarà decantata per generazioni non sarebbe stata... Potrebbe non essere l'ultima, ma non significa nulla. Nel senso, no, se non vado a leggere, magari in realtà sono due o tre consecutive, no? Tipo, quindi non cambia niente. Grazie ancora. Per me non l'avrei mai risparmiato. Le loro macchine erano diverse. Mai contraddire l'ammazzamento. Buongiorno. Scoprite di più sui soldati della JTF10. Va bene. Ma sappi che dall'ultima volta che abbiamo giocato ho preso dei pezzi nuovi. Bene. Per fortuna. Spero che il giorno ti porti di... Buongiorno, guerriera. Qui è meno. C'è lui? Cammina con forza. Perché c'è lui? Ah no, aspettate. Cammina con forza. Siamo forse qua? Sua. Non va. Se il trofei no, che calderone ancora. È un gioco piuttosto vasto. Ora finora è letto. Ah sì sì. Erano le due tizie che avevano chiesto quello, mi sembra. Nella nebbia. Ancora il segnale. Il segnale è quello, no? Mappi. Perfetto.
questo un coso viola qua. Può essere trasformato in tintura. Ma sembra di essere. Abbiamo pterodattilo meccanico robotico. Anche se. Vediamo un attimo. Però. Andiamo prima qua. Io ero troppo curioso di vedere. Il campo di Fenirra dovrebbe essere qui vicino. Adesso un attimo riusciamo meno lì a vedere. Sarebbe carino poter, sarebbe stato carino poter andare sul le ali del, di quella specie di pipistrellone. Dovrebbe essere questa. Un po' il load di M. Qui va bene. Ok, non ho fatto i punti di atterraggio. Nella scorta per il momento. Basta. E qui ci si può andare col coso o ci si deve andare buttandosi? Vediamo se possiamo andare con questo. Di atterraggio non sono segnati. È la quarta stazione di collaudo che mostrava la mappa. Sembra allagata da parecchio tempo. In realtà era la voce di Alva la prima. Di queste poesie, vabbè, ve la lascio per qualche istante se volete leggerla.
Ci serve la spiga, eh? Oh, comunque non mi sembra che ci sia nulla. Mi asciugherò camminando. Bene, qui c'è qualcos'altro. Altra reliquia. Gerra ha detto che vorrei vicino alla cascata. Devo dire a quei soldati di tornare a casa. No, c'è una... Mi hanno scoperto. Ma pensa. Sta troppo tranquillo questo. Cioè, è un cucciolone rispetto a quello di Horizon. Non sa fare. Cioè, poi al di là dei danni, ma quello è un altro discorso. Vediamo come posso usarla. Cioè, non è che l'intelligenza artificiale stia nello scappare, nell'andarsene fino in fondo. Questa è intelligenza artificiale, non... È coperta di acido! Intelligenza artificiale è un'altra cosa, l'ho spiegato quando abbiamo visto il... E non è nemmeno necessariamente nel tagliarti la strada. Il proprio comportamento, no? Di da predatore. Sta facendo un cavolo praticamente in questo tempo. Dai, prendo sì le botte, basta. Anche lui non ha qualcosa su qua, tipo, ma perché non mi attacchi? Questo scusa, no, non mi sembra che abbia tipo di coratuono che c'ha il... Cosa
cos'è che sta facendo? Mi avvicina ogni tanto. Sta qui a prendere le botte da... Boh. Però ho torto io. Questo non mi ricordo mai. Devo le contro il pla... Oh, cavolo. Posso continuare. Oh, cavolo. Trasferimento della Tour di Londra nel 2050. Oggi si terrà un incontro tra il sindaco di Londra e i ministri del governo e diverse società di ingegneria per discutere del controverso trasferimento della Torre di Londra. Fulcro della storia inglese, la torre è stata a lungo un'eccellente risorsa turistica, ma è rimasta inutilizzata insieme ad altre strutture sul lungo Tamigi. Fin dalla prima delle grandi esondazioni, gli archeologi avvertono che il sito ha subito danni strutturali in modo in rapido peggioramento. Molte zone del castello sono prossime al collasso. Le aree sotto esame per il trasferimento del famoso castello comprendono Hyde Park, Richmond Park e un nuovo centro turistico a Heathrow. Ciò fa seguito alla strenue opposizione all'offerta del trilionario Teffaro di riciclare gratuitamente in sicurezza la struttura presso la sede centrale della FAS e Salt Lake City, Utah. Nelle parole del ministro Nigel Tamblyn-Goggin, preferirei che mi infilzassero la testa su una lancia in cima alla torre piuttosto che vedere la nostra storia trafugata da un stronzo. Ma vabbè. Questo non è un bel posto da stare, tesoro. Qua ce n'è più uno. Puoi fuggire rapidamente. Allora, qua c'è un altro. La terra. Cosa? Hai premuto X? Casa aspetta voi. Stelo. Questa cosa qua è il creare l'oggetto. Cioè, è rimasta lì non perché puoi crearlo, ma è rimasta lì per... Cioè, è lì perché... Buona, salmone mi sembra. Mi sembra che mi serve il salmone. È lì perché, come dire... Quello è il menu di creazione, quindi potrebbe darsi che non l'hanno tolto e basta. Ci vuole pazienza. Acqua gelida. Non so, adesso davvero, a parte questo, adesso... Non so